Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova video recensione di ManAdvice.com. Quest'oggi abbiamo la fortuna di farvi vedere in anteprima, tra virgolette, e poi vi spiego il motivo delle virgolette, la nuova creazione di Gameloft. Ovviamente tutti sapranno che si tratta di Modern Combat 3 ed è il terzo capitolo della famosa saga Sparatutto in prima persona, targata Gameloft. Devo dire però che con Modern Combat 3 Gameloft ha superato se stessa, perché pur non utilizzando alcuno dei famosissimi ormai motori grafici che tutti conosciamo, quindi ne utilizza uno proprietario, riesce ad avere una resa grafica, ragazzi, davvero incredibile e un framerate assurdo, nonostante si alternino fasi di gioco, filmati, in-game, insomma, esplosioni. È un casino, è bellissimo. Ve lo farò vedere. Parlavo di anteprima prima perché? Perché nel momento in cui sto registrando il video, il gioco non è ancora disponibile nell'App Store. L'abbiamo avuto in anteprima, quindi proprio per la realizzazione di questo video. Però nel momento in cui il video sarà pubblicato, quindi voi lo vedrete, il gioco sarà già disponibile per l'acquisto nello store. Quindi vabbè, ho detto mille cose inutili perché finché non vedrete il gioco non vi riuscite a rendere conto del livello che si è raggiunti, che è davvero incredibile. Giusto un appunto. Io sono una pippa a giocare a questi giochi, quindi permettetemi, insomma, qualche errore di gioco. Ciao! Come accade spesso in molti titoli di Gameloft, anche Modern Combat 3 è Universal Lab. Quindi è possibile installarlo sia su iPad che su iPhone. Utilizzeremo un iPad 2 per le dimensioni più grandi del display. Nelle impostazioni del gioco è possibile regolare diversi fattori, come la lingua del gioco, i comandi del gioco che sono selezionabili in tre modalità diverse, le impostazioni dell'audio, nelle quali si potrà, oltre che regolare il volume, scegliere una playlist per la musica da ascoltare. È disponibile inoltre un'altra sezione, nella quale si potranno impostare la mira assistita, se visualizzare almeno il sangue, la modalità per mancini ed altre impostazioni di gioco. Una delle novità più attese è sicuramente il multiplayer, che è possibile giocare sia in locale che tramite Gameloft Live. Entrati nel menu della modalità multigiocatore, avremo a disposizione diverse voci, dalle quali potremo acquistare potenziamenti ed armi da aggiungere al nostro arsenale. Nel quartier generale potremo vedere le nostre statistiche personali, la classifica e potremo acquistare più denaro tramite l'in-app store di Gameloft. Ovviamente non è strettamente necessario acquistare il denaro con i soldi reali. In realtà i crediti si possono guadagnare andando avanti nella campagna e superando degli obiettivi. Molto divertente è la sezione firma da giustiziere, nella quale si potranno personalizzare dei messaggi che compariranno al video degli avversari che sconfiggiamo online. Nella sezione armeria avremo la possibilità di modificare le nostre armi o di acquistare dei potenziamenti. Le modalità di gioco sono 7 e variano dal classico deathmatch fino ai giochi di squadra come cattura la bandiera, artificieri o addirittura caccia all'uomo, nel quale dovremmo uccidere un avversario prescelto. In un attimo ci ritroveremo immersi in una delle 6 mappe disponibili, nelle quali dovremo sbloccare gli oltre 100 livelli di esperienza e tutte le armi disponibili. Tramite un'icona posta in alto sarà possibile ad accedere a tutte le statistiche della partita in corso. La campagna inizia con una descrizione della missione da compiere. Terminata la descrizione, ci si troverà immediatamente nel pieno dell'azione. È indubbio, la prima cosa che si nota quando si avvia il gioco è assolutamente l'impatto grafico.
Le ambientazioni sono ricchissime di dettagli e i personaggi sono fatti davvero molto bene. E come se non bastasse, anche gli effetti sonori e la musica di sottofondo sono davvero molto molto coinvolgenti. La prima vera scena d'azione avviene all'interno dell'elicottero, nel quale quindi non potremo muovere il nostro personaggio. Quello che dovremo fare sarà prendere bene la mira e sconfiggere tutti i nemici presenti sul tetto del palazzo. E come potete vedere, è anche presente una modalità di mira di precisione, attivabile tramite un'icona in basso a destra. Le scene di gioco sono davvero bellissime. Non mancano per esempio degli slow motion che rendono ancora più coinvolgente l'azione. Nonostante il gameplay si alterni con delle scene animate, è necessaria l'interazione del giocatore anche per compiere le più semplici azioni. Ad esempio, per calarsi da una corda sarà necessario fare uno slide verso il basso. Ed è qui che inizia il bello, entriamo nel pieno dell'azione e possiamo comandare il nostro personaggio tramite un pad virtuale che compare in qualsiasi zona dello schermo sinistro che tappiamo. Come vedete, nella parte in basso dello schermo sono presenti delle icone con le quali potremo scegliere se abbassarci, se correre, se attivare la modalità di mira di precisione, oppure se sparare o lanciare granate. Durante il gioco, inoltre, raccoglierete delle monete che potrete utilizzare per acquistare armi e potenziamenti nel negozio integrato nel menu di pausa. Per farvi vedere meglio quelle che sono le potenzialità del gioco, ho deciso di collegare l'iPad 2 alla TV ed ho avuto due piacevoli sorprese. La prima bella sorpresa è che quelli di Gameloft hanno pensato di adattare il gioco ai 16 noni del televisore. Guardandolo sulla TV, quindi, non vedrete quelle fastidiose bande nere. La seconda è che i dispositivi collegati alla televisione diventeranno dei veri e propri gamepad, sui quali sarà disponibile solo l'interfaccia grafica dei controlli, mentre sulla TV si vedrà esclusivamente il gioco. Nel corso della storia, inoltre, sarà essenziale interagire con alcuni oggetti. In questo caso, interagiremo col computer dal quale dovremo salvare dei dati. Il processo di salvataggio però non è istantaneo, richiederà molto tempo e nel frattempo sarà necessario proteggere la postazione dai nemici in arrivo. Terminato il salvataggio delle informazioni, dovremo addirittura andare a recuperare la penna USB che abbiamo inserito nel computer. Nel corso della storia, aspettatevi azioni molto frenetiche e dei bellissimi colpi di scena. Anche se i percorsi sono prestabiliti, nella dinamica dell'azione dovrete anche trovare la via per raggiungere il vostro obiettivo. Nel caso in cui vi troviate alle spalle di un vostro nemico, avrete la possibilità di sorprenderlo e colpirlo con un coltello. Modern Combat 3 non è un gioco per i deboli di cuore. Mentre pensate di aver scampato il pericolo, vi ritroverete improvvisamente nel pieno di un'altra azione.
Anche la realizzazione degli effetti di luce e dei fumi nel gioco è davvero ben fatta. Per aumentare la comodità del controllo, quelli di Gameloft hanno pensato ad una cosa davvero molto molto intelligente. Quando ci si trova nella modalità di mira precisa, per spostarsi sarà semplicemente necessario muovere il dito destro e non quello sinistro, in modo da spostare con precisione il mirino. La fine di ogni capitolo, inoltre, è caratterizzata da un colpo di scena che vi farà venire la voglia di continuare a giocare. L'ottimo sistema di controllo che Gameloft ha studiato per raccomandare il personaggio anche in situazioni particolari rende il gioco davvero molto più coinvolgente. In questo caso, infatti, per riuscire a scappare dalle macerie dovremo fare una serie di slide. Superato l'ostacolo, ci ritroveremo immersi in un'ambientazione incredibile, ben realizzata e dinamica in qualsiasi sua parte. Insomma, se siete appassionati di sparatutto in prima persona, questo gioco assolutamente non deve mancarvi. L'ottimo motore grafico realizzato da Gameloft riesce ad offrire delle prestazioni visive davvero eccezionali. Inoltre, le diverse modalità di controllo, la possibilità di utilizzare il giroscopio o meno e la fantastica modalità multiplayer rendono questo gioco assolutamente un must.